so hard. Ciao a tutti, gentilmente, in questo nuovissimo video. Oggi sto portando una nuova puntata dello show, il numero 4. Il 3 è stato lo speciale del BGIC, che non so quanti episodi ha fatto, perché non sono stato mai a vedere. E questa è la mia nuova postazione, con un tanto di making show stile intro. E che dirvi? Ora vi lascio subito alla prima rubrica, ovvero la challenge dove degustiamo del cibo e poi lo giudichiamo. Non vi faccio nessun altro spoiler. Subito video. Armando, che devo mangiare i biscotti, su. Salve gente, benvenuti a questo nuovissimo video. In questo video faremo una nuova rubrica in cui assaggeremo il cibo della stessa marca, perché oggi è biscotti, però poi un altro giorno sai come sarà. Il cibo, una bevanda della stessa marca, e valuteremo alla fine, faremo una classifica generale su ciò che ci è piaciuto di più e ciò che ci è piaciuto di meno. Le penne. Non ho capito. Dicevo, quindi inizieremo a dare prima una classifica parziale appena assaggeremo il cibo o la bevanda, e poi alla fine di tutto, in base al voto parziale, daremo una classifica. Un attimo. Attenzione. Che cos'è? Shining? E niente, detto questo, possiamo iniziare a degustare i prodotti casalinghi. Io propongo di partire da... Questa marca qua si chiama il Burger e Biscotto. È una marca non molto conosciuta sul mercato, ma a quanto pare viene venduta. Fa buon riscontro sul mercato. Assaggiamo. No. È vietato le armi su Deep Web. Allora, ora mettiamo due biscotti, perché sennò poi ci confrontiamo con la masta. Meno male che erano due. Solo due. Appetito. Molto, sono doppi, molto doppi. Beh, oddio. Mi sono somminato a fare. Sono uguali. Ah, questi erano. Vabbè, fatto spoiler. Dai, sennò poi si confondi con la masta. Ah, ecco, come è giusto. 50? Vabbè, va. Sto rimettendo. Vabbè. Di commento, secondo te? Aspetta, facciamo finire di degustarti. Vai.
Ok. Allora, secondo me, la differenza sta tra questo e quello. Anche di più... assaggiare. I panisselli si sanno come sono. Ma si sa come sono. Sono più doppi, ma il gusto cambia soltanto quando dai appena il morso. Dopodiché sono praticamente identici e cambia lo spessore. Praticamente, cioè, io correggo il voto qua. Chiamo. Ah, va bene, dai. Lui mi ha messo voto pazzo 80%. No, fatti 22. E io ho messo 30 per questa marca qua. Perché? Perché il primo morso si sente che assomigliano a una certa marca. Non si dice qual è. No, ma è quella. È questa. Va bene. Secondo round. No. No. E me li porto a casa. Però quando li mangi non sanno più di niente. Sono di biscotti. Sanno di con cacao e nocciole. Biscotti. Non so. Senti, andiamo dunque, dai, su. Andiamo alla seconda marca. La Diva. Anzi, secondo importanza, vabbè. Non è a forno, non ti stai. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Ok, questa è la Diva. Basta. Tutti io me li mangio poi. Buon appetito. Ma fino adesso io non avevo mai assaggiato forse questi e quelli, i primi. Questi sì. No. Ma cosa dice? Ma veramente? No, per favore. Vabbè, vabbè. Allora, vai tu prima? Vai. Allora, secondo me la difficoltà è che questi, siccome la qualità dei biscotti si sente inzuppando nel latte a prima mattina bello caldo, che quando di quei 3-4 biscotti contemporaneamente, allora senti, li ho mangiati, ma cioè, fino adesso la classifica, cioè, ok, poi... Anzi, io le inizio a fare perché voglio dare una possibilità a questi ragazzi. Ma per il momento, quelli sono i migliori, senza dubbio. I primi, il voto parla. Quindi vado, vado. No, io invece ho messo. Lui ha messo 40, io ho messo 50. No, non devi fare cattivo, perché devi dire le cose alle persone? Ti ho autorizzato? Sì, vabbè. Perché si differenziano molto dal gusto dei pandistelle. E invece, questa idea qua. Perché alla fine ripunterà quello. Ma tu devi dire che sono i più buoni, no? Che si differenziano. No, ma sono buoni. No, ma a me non so piacciono. Buoni. 50% è troppo. Poi tu, se ti piacciono, metti 50, voglio dire. Ma se non ti piacciono, quando me. Dovevi mettere un 70 se ti piacciono. Mi fanno impazzire. Ma è sufficiente. Sufficiente. No, è sufficiente. No, poi. Ma con la sufficienza gli hai dato. Animale. Apriamo. Cioè, se non dai 100 pandistelle, quanto te ne vai, eh? Apriamo le Granoro, le Lucille. Ovviamente spero che conoscete la marca Granoro. No, io non parlo di mangio. Già questi sembrano molto simili. Questi. Appena sufficiente. Io ho messo, allora, 60, ho cambiato idea sulla Divella, ho messo 60 e ho messo... Che lunatico. Due bicchieri. E ho messo 70 a Granoro perché si avvicina molto come sapore dei pandistelle e anche come forma dei biscotti, nel senso come le stelle, capito? Intento quello. Ah, adesso la qualità era quella di non di differenziarsi. Lei veramente una vergogna. Veramente no, ma sono buoni però a me non piacciono, gli ho messo un 60 proprio blando. A me piacciono. Comprateli. Ultima che spettacolo occasione. Vinceranno o no? Non fa perdere, ma è come se la Juve con Cristiano Ronaldo perde il campionato. Posso
succede? Ma ecco, dai! Ma vada via, va. Ma dai! Ecco. È possibile? È cacio. Ora. No, sprofondato. No, no. A man foi bravo. Attento. Allora, iniziato di nuovo. No, va, ti do la precedenza, vai. No, vabbè. Non va. Va bene, dai. Allora mi piacciono perché naturalmente come dai il morso c'è la giusta friabilità del biscotto, si sente proprio sul palato. Secondo me, il mio voto, mi sono comunque dovuto adeguare i limiti, soltanto 190%. 100%. E sono i primi, ovviamente facciamo una classifica immediata. Parla intanto, però io intendo da parlare. Io gli ho dato 90 perché gli altri marchi sinceramente mi hanno un po' frenato. Ecco perché gli ho dato 90. Quei 10% mi hanno frenato le altre marche. Però in compenso, cioè 90%, 90%, cioè stiamo parlando di 90%. Ma sta zitto, insetto. Classifica. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma non capisci nulla, non capisci. Vai. E poi tutta di mangiare. No, io mi porto questi a casa. Allora questi. Ti sicuro ti piacciono. Così giusto. Questa è la sua classifica. Naturalmente. Guardatela bene. Perché qualità. Mettiamo qualità molto simile a questa. Insieme dal gruppo. Squadra del gruppo. Qualità simile a questa. Cioè, questi non si troppo duri, questi sono blani. Andiamo via. Toccami e ti denuncio. La tua classifica, vado. Allora, io. Che lo tocchi a fare? Beh, devi andare ad aprire la porta. Allora ragazzi, questa è la prima puntata dei biscotti. L'ha messo la classifica dentro. Dentro l'abbiamo messo qua dentro. Niente, che dire. Il video può finire qua. Ci vediamo alla... Spero che vi sia piaciuto questo video, è stata una cosa nuova, diversa dal solito, gustare un cibo diverso, ovvero i biscotti, in questa puntata, poi nella prossima non lo so, e ora passiamo subito al seguente video, un vlog, e non vi spoilerò più niente, via col video. Oh, ma chi è questo? Salve. Armando di sì? Sì. Un pacco per lei. Oh, grazie, grazie. Arrivederla. Senza firma, non si preoccupi. Sicuro? Sì, sì, funziona così ormai. Neanche un autografo? È gratis, è esposto ad un certo livello. Ma grazie. Ciao a tutti, gente, benvenuti a questo nuovissimo video. Adesso facciamo una bella unboxing che non porto da Bari, forse. E quindi andiamo subito a vedere cosa ci ha portato il Prime Day, che ho acquistato così un giorno e mezzo, perché è durato un giorno e mezzo, e ho non potuto dover fare un po' di spesa. Vediamo un po' cosa. Vediamo cosa. Facciamo la fine. Mamma mia, come si sputa la birra. Che cagnetta! Mamma mia! Perché mi ha fatto qua? Allora, cioè intanto sto uso qua, non so che cosa. Questo è cioccolatino. Questo invece è un macerino.
fan, qualcosa. Mi hanno i fan. E poi. Che faremo vedere che mi sa uno? Prima! Andiamo là a finire uno di loro. Forse mi aprire questo. Va là. Ah, non è male, dai. Questo telefono presenta, allora, impronta digitale, 2 giga di RAM e ROM, ci sono anche i ROM, 16 ROM di no cognome tipo, non vuole più, però. Vabbè, GB, vabbè, 5 megapixel frontale, no, c'è il contrario, vabbè, abbiamo capito, e poi il resto, sì, buono, vada. Quindi, eh. Dai. E poi carica batteria. Che si attracca. Vediamo la scatola di che tipologia è. È una scatola di cartone. Andiamo. Il telefono è qui dentro. Aspetta. Va bene. Passiamo una scatola economica. Abbastanza economica. Da. Passiamo alla seconda. Sì, aspetta, ora la riprendo. E inizia la ripresa, mo. Allora, andiamo a aprire, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Intanto è tutto trasparente qua. Al contrario. E vediamo questo bel pistolone. Vedete con la gommina, poi si toglie e c'è il microfono. Vedete quanto è bello il microfono. Inseriamo di nuovo la... E poi c'è la batteria, la mini batteria. La batterilina. Mette a fuoco. Questo si mette? Mette a fuoco. Allora si dovrebbe mettere. Iniziamo a metterla? Vabbè. Vedi che non si toglie quella, ma... Sì. Non è obbligato. Ok, si toglieva. Allora inseriamo. Ok. Vabbè, ovviamente però devi collegare al fare on. Vedete, infatti è accesa. Ok, so, questo sarà combinato. Steph, è un momento a fuoco qui. Ok, dai, ci siamo. I tasti sono abbastanza semplici. Perché non metti a fuoco Armando? Perché? Why? No. Ci accontentiamo, che bello! E andiamo all'ultimo. L'ultima surprise of the day. Si fa, si è fantastico. Andiamo alle... You are fantastico. Yadura. C'è già scritto quanto oggi domani.
Non vedi dove sta. Diciamo, queste sono le scarpe, il modello non dico neanche come si chiama, tanto per cambiare. Giri, che bello, giri, in 3D, new technology, giri, ma che bello, giri, ma che bello così, aspetta, beh, che qualità signori, mamma mia. Bello così, bello, fantastiche. Vada. E allora, e questo era il Toros. Per un prezzo soltanto di 259.974 centesimi. 99 centesimi. Che siamo pignoli qua, eh. Su dai. E chi, allora. Anche questa ha trovato? Recapitola. No, quello non mangio da me. Allora, ricapitolando. One. Cubo. Vabbè, non c'è lui dentro, però. Perché è andato a bere un po' per la pausa, lo piviamo. E queste tre sono le new entry o casa. Almeno. Eccola, che bella così. Ecco la grafica. Bang! Ok. Lì c'è. Allora, ci vediamo alla prossima. Un nuovo video unboxing, lascia un like, bye. Vai. Allora, eccoci tornati. Beh, è stato un... spero che vi interessati, che vi è piaciuto, più che altro anche come video. E passiamo all'ultimo video della puntata, che è una chiamata a una persona strana, molto strana, ma non vi spoilerò più niente. Ovviamente non sto parlando di Momo, perché Momo va di moda molto, però non è lui. Capirete chi sarà nel video. Ci vediamo dopo. Sì, ma... Vabbè, tanto prima non risponde. In poche parole oggi... Chiamiamo Lucifero. Oggi stiamo chiamando Lucifero. A posto. Sei una persona carbata. Questo è tedesco. C'è una mucca. Questo è bene. Ma cosa? Il customer you are calling is not responding. Please try again later. I'll see you later. Ci vediamo dopo. All'inferno. Le stesse richiami che dici? Secondo tentativo. In inglese. È in inglese, capito tu. No, quello no, è allora, no, allora, la tua lingua. No, no, no. Diciamocelo. A parla tutto in tedesco, l'ultima due parole in inglese. Questo è questo è tedesco. Intanto però parla in inglese. No, vabbè, tutte parole tedesche sono uguali.
الرجاء إعادة المحاولة لاحقاً. The person you are trying to reach is not available. Please try again later. No English. Let's try it later. Ci vediamo dopo. Cioè, ci sentiamo dopo. Prezzo tentativo. Ja. Tu già prima non faceva così. Come? Prima D. D. E parte la segreteria. Ma scusi, la pacca di cosa? Poi la D. No, poi la so D. Eh no, vabbè, dovrebbe fare così, però quando si bug va D. D. Per riportare la segreteria, chiuda il gioco. Aspetto. È la terza volta che lo chiamo, come prima, l'ho chiamato tre volte. Ho aspettato 5 minuti per chiamare. Ed eccoci tornati. Spero che vi sia piaciuto anche quest'altro e ultimo video della puntata. Io che dirvi, vi ringrazio tantissimo, lo so questo video è uscito in ritardo, che ci possiamo fare così. Non ho avuto tempo, però al prima possibilità ho detto lo devo fare. E ecco qua che sto uscendo proprio il giorno del mio compleanno. Che vi devo dire? Grazie per aver visto questo video, mettete un bel like, commentatelo, condividetelo e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Spero di sì. Ci vediamo alla prossima. Bye bye bye, con uno con uno show numero 5, ma specialissimo, capirete poi perché.